Uno di voi mi ha scritto molto preoccupato per la mia incolumità. Dice che potrei diventare nemico dell'Ucraina e per questo essere schedato dall'Ucraina stessa. Beh, adesso vi mostro una cosa effettivamente agghiacciante che trovate in chiaro, basta sapere che esiste. Io non lo sapevo, l'ho scoperto oggi e ve la mostro. Vi mostro come l'Ucraina scheda i giornalisti che le sono ostili. E diffonde pubblicamente i loro dati personali, non solo giornalisti e attivisti in generale. Guardate, eh, è molto preoccupante effettivamente. Non per me questo. Io continuo ad avere più paura delle procure della Repubblica Italiane che dei servizi segreti ucraini. Comunque ve lo faccio vedere e guardate, su Wikipedia lo trovate. Ok? Mirot Vorez, non lo so ovviamente pronunciare, comunque è il pacificatore. Il pacificatore, non so se ci rendiamo conto, il pacificatore. È un sito web ucraino con sede a Kiev, gestito dal centro Mirotbrez o come si legge, e curato dall'agenzia governativa di intelligence, Servizio di sicurezza dell'Ucraina, SBU. Il sito è promosso dal consigliere del Ministro degli Affari Interni dell'Ucraina e ha lo scopo di schedare coloro che sono considerati nemici dell'Ucraina le cui informazioni personali, come numeri di telefono, indirizzi di residenza, link dei profili social, nome di eventuali figli e parenti, sono consultabili pubblicamente tramite una maschera di ricerca. Mi sembra, insomma, uno dei siti web che se potesse pubblicare la Camorra e la Mafia siciliana farebbero molto volentieri, si coordinerebbero meglio. Insomma, una schedatura pubblica promossa dal governo. Ucraino dallo Stato, non da un pazzo terrorista che in Ucraina ci vive. Bene, il link c'è, eccolo qui. Adesso lo apriamo. Guardate, apriamo questo bel link. Entriamo in questo sito in cui noi non capiamo nulla, ma è destinato agli ucraini. Google Translate, traduci. Oh, ecco qui. Pace Matrice sarebbe il pacificatore tradotto male da Google Translate. Qua mettete il nome e il cognome della persona che volete ricercare per esempio io scrivo Giorgio Bianchi noto giornalista che si trova in questo momento in ucraina ricerca eccolo qui eccolo qui ritraduciamo abbiate pazienza Italia Roma data di nascita opzione del nome Bianchi Giorgio Bianchi Giorgio scritto in altri modi propaganda del fascismo russo e del nazismo Complice dei criminali di guerra russi, complice dei crimini delle autorità russe contro l'Ucraina e i suoi cittadini. Si apre addirittura, se ci cliccate, una bella scheda dettagliata e trovate un bel po' di cose, violazione deliberata del confine di Stato, insomma tutte le informazioni che questi trovano su chiunque sia considerato nemico dell'Ucraina finiscono su questo sito web pubblicamente, in modo tale immagino che... Altri fratelli, insomma, chiamati alle armi, possano magari eseguire delle condanne nei confronti di queste persone in giro per il mondo, un po' come succede con alcune derive estremistiche di talune religioni. Ecco, qualcuno è preoccupato del fatto che prima o dopo, scrivendo qui Andrea Lombardi. Salti fuori anche la mia bella faccia, magari il mio numero di telefono e qualche altro mio dato, i nomi dei miei parenti, dove trovarli e come stanarli. Ora, al momento questo non è ancora accaduto, non mi fa paura, chiaramente, figuratevi, non è che per questo, per un'intimidazione mafiosa di un paese canaglia, io possa smettere di fare il mio lavoro è quello che faccio continuo ripeto ad avere più paura delle Repu del procure della Repubblica italiane che non di questo sitarello però insomma è giusto mostrarvi anche di che cosa si parla quando si parla di Ucraina e voglio approfittarne per ripetere fino alla nausea un altro concetto sono e sarò sempre dalla parte dei popoli che soffrono, compreso quello ucraino. Ricordiamoci che c'è gente che non ha queste colpe, non ha le colpe del suo Stato, che sta pagando col sangue e il terrore il fatto di vivere in questo paese. E io, perlomeno io, ma penso tutti, siamo dalla loro parte. Questo è chiaramente da ribadire ed è oltremodo vero. Detto questo, ora sapete un po' più di ieri, di che paese stiamo parlando. Diffondete questo video perché praticamente non è una informazione molto nota, nonostante come vedete è in chiaro anche su Wikipedia finché almeno non decideranno di cancellare quella pagina, ma secondo me non la cancelleranno, sapete perché? Perché è utile, serve per stanare i nemici e quindi quella si lascia. Fatelo sapere in giro, condividete questo video.